Hai. Allora, Pier Filippo Colacicco, il portiere del Marzolara, non ha voluto parlare mister Bianchi, ha voluto lasciare lo spazio a un giocatore che in questo anno e mezzo a Marzolara, questi due anni, sta dando veramente tanto. Gianni, è stata una partita, sapevamo che di affrontare una partita complicata, sì, è difficile, su un campo difficile, comunque alla fine un punto a Borgotaro è sempre un punto guadagnato. Sì, è stato un punto guadagnato perché c'è stato un campo difficile per tutte e due le squadre, però loro ci hanno messo più grinta, più fisico, e noi abbiamo portato a casa un buon punto che ha mosso la classifica. E hai trovato nel primo tempo qualche difficoltà, perché in effetti loro nel primo tempo un'occasione anche litida l'hanno avuta. È stata una partita maschia, però anche ben giocata, come hai detto tu, su un campo difficile. Due squadre che si equivalgono e che avranno qualcosa da dire alla fine del campionato. Sì, il primo tempo un po' meglio loro, il secondo siamo venuti fuori noi. Una partita alla pari che a tutte le squadre si sono meritate. Sono meritato. Ascolta, adesso arriva una fase lunga di preparazione, sì. Quindi il Marzolara dovrà ricaricare le pile al pari di tutte le altre squadre. Secondo te c'è qualcosa in particolare su cui il Marzolara deve lavorare? No, abbiamo avuto molta sfortuna con gli infortuni, e adesso speriamo di tornare tutti e di giocarcela fino alla fine. Il Boretto oggi ha perso, quindi questo dimostra che è un punto guadagnato, ma è un campionato anche dove si può vincere alla grande, cioè è un campionato che Marzolara può dire la sua. Può dire la sua, però dobbiamo lavorare e il percorso è lungo, adesso vediamo. La tua stagione invece come la valuti? Fino adesso? Sufficiente. Io invece, lui che è modesto, io la valuto invece molto positiva, perché è un bravo ragazzo che si sta applicando veramente molto bene e che qualche volta i giocatori che fanno guadagnare i punti sono gli attaccanti, ma in questo caso anche i portieri, perché lui ha fatto guadagnare almeno 4-5 punti al Marzolara, li ha fatti guadagnare. Ti faccio i complimenti, ti auguro buon Natale, tanto okay, io e te ci vediamo, esatto. Lo stesso, ok, in bocca al lupo. Ciao.